Signori, buongiorno, cominciamo. Maria Grazia Santoro ci raggiungerà, volevamo essere, diciamo, i più puntuali possibili. Ecco. Non vi nascondo una grande contentezza, perché parlare di housing sociale della nostra regione oggi porta a dire immediatamente, a porre la questione, la domanda: dov'è l'housing sociale nella nostra regione? Siccome siamo i primi, è qua, a Pordenone. Per fare una sintesi del progetto che poi verrà presentato, e certamente ci sarà la possibilità di capire bene che cosa è anche stato fatto, sottolineo solo un aspetto. Quando qualche tempo fa l'idea di avere degli esempi di housing sociale era stato presentato a Pordenone, c'erano stati i primi contatti, noi avevamo insistito subito, dovete tornare indietro di un paio d'anni, avevamo insistito subito sul fatto che per noi a Pordenone l'interpretazione dell'housing sociale doveva passare necessariamente attraverso il riutilizzo di qualche cosa di già esistente. Inizialmente la proposta era stata di capire come utilizzare degli spazi, ma ci siamo opposti ad un'idea di questo tipo. Per una serie di motivi, ma il motivo principale è che, siccome cercavamo di anticipare in modo pratico tutti i segnali che volevamo dare, che daremo attraverso il piano regolatore che punta alla rigenerazione del nostro patrimonio, abbiamo, come dire, anticipato uno dei temi che poi adesso vengono discussi anche a livello nazionale. Siamo molto fieri di questo, dice, non ci voleva un genio. Vero, non ci voleva un genio, bastava cominciare veramente a pensarci. Bene, noi l'abbiamo fatto. Per noi, dico solo due parole per completare, passo subito la parola a chi ha molta più competenza di me su questi aspetti e sull'esempio che noi abbiamo alla fine creato qui a Pordenone. Volevamo cercare di avere tre elementi in questo progetto di housing sociale. La riqualificazione, e vedremo come questo è stato svolto, un cambio o allargamento delle modalità e avere una offerta per l'abitare che potesse affiancarsi al resto, ma rappresentasse qualcosa di molto di più del solo fatto di avere un affitto basso o dei livelli di prezzo bassi, ed è proprio questo uno degli aspetti che poi sarà sottolineato. Insomma, alla fine, questo è il terzo punto, noi volevamo che diventasse uno strumento sociale per la nostra città, e quindi dovesse essere proprio interpretato in questo senso, creando o ricreando dei modelli di convivenza attraverso l'housing sociale che forse ci erano abituali e consoni, ma insomma abbiamo un po' perso. E quindi, reinterpretandoli, non siamo affatto romantici nel vedere un tema di questo tipo. Non vorrei dare un messaggio in questo senso, ma reinterpretando esigenze e momenti, capire come questi modelli dell'abitare sociale potevano essere interpretati anche nel nostro, parola abusata, territorio, cioè con le caratteristiche culturali che sono consone alla nostra comunità e al nostro modo di sentire e di vivere. Ecco, pensiamo di aver fatto un discreto lavoro, ma per capirlo abbiamo una serie di interventi che spaziano dai quattrini dove sono stati trovati, al fine come questi sono stati utilizzati attraverso un'accurata progettazione del tutto, più o meno. Quindi passerei subito la parola al dottor Cassoli della Cassa Depositi e Prestiti, che ci aiuta a capire come mai alla fine siamo riusciti a trovare anche i soldi. Prego. Forse questo funziona. Sì.
grazie. In realtà, se mi consente, agirei più in positivo rispetto che alla fine sono stati trovati i soldi, nel senso che riteniamo, insomma, che il nostro ruolo istituzionale come investitore nazionale del settore sia quello anche di creare le condizioni perché queste idee germoglino, e sicuramente il supporto finanziario è molto importante, soprattutto nell'attuale contesto. Rubo. Sono un po' brutale. No, nel senso che è un po' di tempo che facciamo presentazioni nel territorio, siamo tutti molto contenti di fare una presentazione oggi di un intervento, no? Non più di un'idea, non più di spiegare cos'è un fondo, non più spiegare chi siamo, anche se 5 minuti di spiegazioni su chi siamo ve le dovete in ogni caso prendere, nel senso che questo per noi è un primo passo, sapere che questo fondo ha già oggi delle risorse finanziarie dedicate per fare almeno 8 interventi, però siamo molto più ambiziosi, forse bisogna abbassare un po' il volume. Sì, lo sto abbassando. Okay. Quindi noi siamo, rappresentiamo la Cassa Depositi e Prestiti Investimenti, SGR, che è il gestore del fondo nazionale che si chiama FIA, che è il fondo, è molto importante sottolinearlo, in cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha investito. Cioè, l'idea alla base del nostro fondo è una legge dello Stato legata al piano casa e che ha visto la raccolta di fondi pubblici insieme a una raccolta di fondi privati, tutti con l'obiettivo di aumentare il numero di alloggi sociali. L'alloggio sociale può essere in vendita, in affitto, con formule più o meno lunghe, però l'obiettivo è proprio di andare ad offrire qualcosa che il mercato non riesce ad offrire e che invece va a incontrare l'offerta. C'è una domanda di un prezzo più calmierato. Qua vi salto le slide più noiose, però per dire che oggi siamo a buon punto rispetto alla nostra mission, nel senso che abbiamo circa 2 miliardi allocati nel nostro fondo, lo si vede in fondo, e circa 1 miliardo e 3 oggi è stato allocato, ovvero noi abbiamo preso delle delibere di investimento in piattaforme locali come quella friulana che oggi stiamo di fatto presentando, e abbiamo ancora 16 mesi per allocarli. È un messaggio importante anche per dire che è il momento di accelerare in tutti i sensi, e poi avremo 2 anni ulteriori per spenderli. L'allocazione delle risorse oggi è completa a livello nazionale. È molto importante dire che noi stiamo spingendo molto su quello che è il nostro obiettivo, nel senso che noi possiamo fare anche qualcosa che va ad accompagnare l'alloggio. Banalmente, nell'intervento di Pordenone, noi abbiamo uno piccolo spazio commerciale che dovremo cercare di valorizzare al meglio, sia dal punto di vista del valore, altrimenti dobbiamo trovare delle soluzioni di accompagnamento a chi ci abita. Quindi ben venga quello spazio, però il nostro fondo fa di fatto per il 90% alloggio sociale, quindi il perno è l'alloggio. Ancora di più direi che il perno è l'affitto, perché se andiamo a vedere quelli che sono all'interno quella torta azzurra, le destinazioni, la vendita convenzionata, ovvero costruisco e cerco di vendere a un prezzo scontato, rappresenta meno del 20%, e poi ci sono le formule di accompagnamento all'acquisto, molto importanti, soprattutto in un mercato bancario che fa fatica a finanziare ormai le vecchie percentuali di finanziamento, e la locazione pura, che è comunque la parte preponderante. Qui si vede appunto che la regione è presente con un'iniziativa oggi, da un certo punto di vista, limitata, nel senso che si parla di 8 interventi identificati nel nostro radar, però si parla già per esempio di 320 alloggi, quindi facciamo offerta a livello regionale. Qua molto velocemente, lo si capisce dal numero di persone che sta intorno a questo tavolo, fare questo tipo di progetti è difficile, c'è bisogno giustamente dei soldi, c'è bisogno però, come giustamente diceva, anche di un progetto sociale, di un progetto immobiliare architettonico, soprattutto quando c'è di mezzo il riuso, e quindi bisogna tutti farci venire in mente le idee migliori, anche perché per esempio la qualità energetica dell'involucro oggi è un elemento importante, perché non possiamo calmierare il canone e ammazzare l'utenza gli affittuari di utenze. Questo progetto ha visto una spacchettatura di tutte le componenti di un progetto immobiliare di sviluppo, dalla discussione col precedente proprietario del valore delle aree, dalle discussioni con chi ha lavorato con il fondo per fare la parte più di costruzione, in questo caso di ristrutturazione,
le fonti finanziarie dovevano avere il loro rendimento. Abbiamo al tavolo dei gestori sociali, in questa piattaforma regionale, tra l'altro sono secondo me un punto di forza, perché dal basso ci dicono qual è il canone giusto per le zone giuste, perché come investitore nazionale dall'alto c'è il rischio poi di fare la cattedrale nel deserto, perché il business plan funziona tutto molto bene, però poi non ha l'utenza, no? Invece è giusto creare questa sinergia. Diciamo, la fiscalità e i contributi a fondo perduto, diciamo, in teoria ci sono, in realtà la fiscalità è un elemento, che lo dico in comune, che gioca a volte contro i nostri progetti, nel senso che l'evoluzione anche della normativa che c'è sull'abitare fa sì che bisogna sedersi anche con le amministrazioni per cercare di avere un approccio corretto a quello che può essere la tassazione, visto che sul territorio si fanno poi servizi calmierati. I nostri progetti non devono stare in piedi oggi, ma devono stare in piedi in un periodo di lungo termine, perché la gestione deve funzionare e la dismissione finale deve essere in linea, è tutto cristallizzato negli accordi che i vari soggetti si sono presi. Qua è giusto per dare una visualizzazione di quanti soggetti ci sono intorno a un progetto, dove però il disagio abitativo è di fatto il punto di arrivo e il punto di partenza di tutte le nostre analisi. Alcuni progetti in corso, diciamo, doveva raccontare un po' cosa stiamo facendo, sarò ben contento di unire a questo punto anche Pordenone, perché adesso ci sono dei siti in cui stiamo su Genova, stiamo in questo momento in commercializzazione. Milano Abita Giovani è stata un'esperienza di housing sociale diffuso, dove non avevamo un cielo terra, ma con l'obiettivo di riutilizzare il patrimonio esistente della ex IACP, la vostra ATER. C'è un gestore che a macchia di leopardo ha creato una piattaforma virtuale, un condominio virtuale che in realtà è fatto da tante unità sparpagliate per la città. Crema era stato uno dei primi interventi in cui si era riusciti con la nostra residenza a scambiare gli oneri di urbanizzazione con la creazione di un asilo a supporto della città e a supporto del nostro intervento. L'intervento di Milano Via Cenni viene spesso citato perché è uno degli interventi in legno, quindi anche dal punto di vista qualitativo si è puntato a fare qualcosa di buono, ma sicuramente quello che è stato apprezzato è anche il canone che a Milano si è riuscito a offrire, perché comunque si parlava di 450 euro al mese, di fatto quasi la metà del valore di mercato. Ascoli Piceno viene citato invece come riutilizzo di immobile direi di super pregio, è difficilissimo perché poi quando hai un immobile vincolato, insomma, qui magari la fondazione locale ci ha messo un po' di fondo perduto per fare in modo che il progetto girasse. Queste sono le nostre brochure istituzionali. Direi che ho finito. Insomma. Bene. E dobbiamo completare questo aspetto giusto delle risorse, quindi passerei subito la parola al dottor De Bernardi di FinInt per farci capire esattamente come questo principio iniziale delle risorse poi sia stato declinato. Buongiorno a tutti, sono Ugo De Bernardi, sono amministratore delegato di Finanziaria Internazionale SGR. L'SGR ha un ruolo che, come prima specificato, serve a cercare di tenere insieme tutti gli elementi, a far funzionare il meccanismo economico-finanziario. Una parola velocissima su chi siamo: noi facciamo parte di un gruppo che si occupa di investimenti, sia sul territorio, infrastrutturali e non, immobiliari, finanziari, e siamo un gruppo che avvicina, supporta e accompagna spesso nella sua vita affatto le aziende nel loro cammino, anche in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, sostenendoli sul fronte finanziario o supportandoli nelle varie attività. Nello specifico l'SGR si occupa di fondi di investimento immobiliari di diritto italiano, ne abbiamo oggi 13, sono di diverso tipo, fanno sviluppo, gestiscono patrimonio a reddito, fanno diverse cose per diverse tipologie di investitori. All'interno di questo, uno dei settori a cui abbiamo posto maggiore attenzione negli ultimi anni è stato l'housing sociale. L'housing sociale per quale ragione? Uno, perché c'è un tema di territorialità molto forte, molto importante, e questo è sempre stato una delle linee guida del gruppo. Poi l'idea che CDP e SGR ha portato avanti, dovendo cercare investimenti e promuovendo interventi sul territorio nazionale del Fondo Investire Abitativo, abbiamo
cominciato a lavorare sulla struttura di questi fondi per poter essere in grado di rispondere alle esigenze dei diversi interlocutori. L'obiettivo è soddisfare il fabbisogno abitativo e soddisfarlo dove c'è disagio anche, dove c'è problematicità. Chi individua le esigenze abitative sono le organizzazioni sul territorio, le organizzazioni pubbliche, le organizzazioni sociali. Chi ha messo a disposizione fondi è stata nel corso di questi anni Cassa Depositi e Prestiti. Il complemento alla disponibilità finanziaria messa dalla Cassa Depositi e Prestiti è quello che siamo andati a cercare, a trovare nel mondo degli operatori, degli investitori, di chi ha chi ha interessi sul territorio dove queste esigenze nascono più forti. La SGR ha un ruolo quindi, fatemi dire con un po' di umiltà, di coordinatore di tutti i soggetti, cioè deve coordinare chi mette il denaro, coordinare chi realizza i progetti, coordinare chi si occupa invece di assegnare poi gli appartamenti, gli alloggi, analizzando le situazioni caso per caso, attribuendo secondo criteri molto, molto precisi a chi di più ne ha bisogno. Siamo arrivati in Friuli Venezia Giulia, noi abbiamo due fondi oggi di social housing che stiamo seguendo, uno di cui non vi parlerò è alla provincia di Trento, lì è stato un bando della provincia e ce lo siamo aggiudicati come gestori avendo proposto il miglior business plan, cioè quella struttura previsionale dei conti che fa dire che c'è la possibilità di far tornare i conti nel lungo periodo. Su Friuli Venezia Giulia ci sono state iniziative promosse dal territorio, da operatori locali, dai vari consorzi, che noi abbiamo recepito in uno strumento di fondo Fininta Abitare Friuli Venezia Giulia. Lo saprete sicuramente, ma nell'ordinamento italiano il fondo di investimento è un veicolo privo di personalità giuridica, cioè non può agire. Deve agire all'interno di un bilancio di una società di gestione. Noi facciamo quello, cioè noi diamo un nome e delle braccia e delle gambe al fondo che deve operare. Con i soggetti che sono coinvolti, che parleranno dopo di me, abbiamo assieme a CDP concepito la dimensione di questo fondo, la sua durata, la tipologia di investimento che poteva essere offerto, cioè la struttura delle quote di investimento, cioè quanto ci deve mettere ciascuno, il tipo di rendimento che su ciascuna quota deve essere riportato. Ci sono strutture economico-finanziarie, i fondi di housing sociale non sono fatti per creare valore speculativo, naturalmente, se non avrebbero senso, ma devono dare comunque un equo ritorno a chi ci mette i capitali. Cassa Depositi e Prestiti è un'istituzione finanziaria di grandissime dimensioni che però risponde a delle logiche economiche reali, realistiche, non sono finanziamenti a fondo perduto. L'equilibrio viene trovato all'interno del business plan, della sua durata, nel livello dei flussi di cassa generabili con gli affitti, con le vendite convenzionate e con la valorizzazione di quelle superfici, caso citato adesso da Livio, di strutture commerciali che non fanno parte del DNA di questi fondi, ma che servono a valorizzare, a tenere magari un po' più su i numeri. In questo caso noi abbiamo un fondo che dura 28 anni, questo è il lungo termine di cui si stava parlando prima il dottor Cassoli. Abbiamo istituito il fondo nel 2012, siamo partiti nel 2013, abbiamo oggi 15 milioni di raccolta e un obiettivo di arrivare a 330 alloggi per un investimento complessivo di 50 milioni con un 80% di locazione di lungo periodo, quindi con una grande prevalenza di quella fascia più maggiormente rivolta a coloro i quali sono in una situazione di disagio abitativo. Abbiamo all'interno del fondo identificato tutta una serie di aree dove questo fabbisogno abitativo risulta essere evidente e le zone, vedete, sono nel torno di Pordenone, Maniago, Rimanzacco, Trieste e altre invece sono in studio nelle aree di Monfalcone e Muggia. Quindi sul territorio del Friuli Venezia Giulia, considerato nel suo insieme, stiamo cercando di rendere operativo il fondo. Pordenone è arrivata prima, bene, è stata una bella corsa, però siamo riusciti a interloquire molto, molto velocemente con chi aveva le varie esigenze da mettere insieme e il risultato è l'intervento
che viene presentato oggi, è un intervento di recupero, una sede, c'è ancora la scritta quindi non si può sbagliare, però la togliamo, dopo la scritta Guardia di Finanza viene tolta, non perché non sia bello tenerla, ma che potrebbe incutere un po' di soggezione a chi va a abitare lì dopo, no? Quindi abbiamo deciso di toglierla, anche se non è considerato un reperto. L'intervento è stato fatto di recuperare degli spazi con alcuni criteri che lascerò ai tecnici illustrare, che hanno soprattutto sottolineato l'esigenza del recupero dal punto di vista anche energetico di questi edifici, attività che anche a noi è propria, perché un altro dei settori che riusciamo a investire, e magari un giorno o l'altro li combineremo anche insieme, sono quelli dell'energia, che oggi è un fattore chiave e critico. Ecco, spero che abbiate capito chi siamo meglio. Ci sono, crediamo, alcuni vantaggi nell'utilizzare questo tipo di strutture. CDP è stata illuminante in questo, dopo lunghe riflessioni, nel suggerire lo strumento fondo immobiliare. Le SGR, come noi, che fanno mestieri anche di tipo diverso, hanno colto, credo, l'opportunità di essere operatori sul territorio e l'opportunità di mettere a disposizione delle specializzazioni che sono proprie del nostro mestiere, ha uno scopo che secondo me è anche nobile, oltre che essere economicamente sostenibile. Grazie. Bene, e adesso bisogna avvicinarsi anche agli aspetti più operativi, no? Ma come è stata fatta questa cosa? Quindi passo subito la parola all'ingegnere Visentin, che ci avvicina al mattone, va bene. Buongiorno a tutti, l'edificio, come avete capito, è una riqualificazione, l'intervento è una riqualificazione, ovviamente una parte di riqualificazione è funzionale, perché dall'edificio esistente siamo riusciti a ricavare 18 alloggi più altre 3 unità, di cui una a spazio sociale, che poi il collega successivamente spiegherà l'utilizzo. E ovviamente non c'è molto da dire dal punto di vista architettonico, perché è un edificio esistente, bisognava rispettarne le caratteristiche. Invece per noi è stato molto importante fare l'efficientamento energetico, perché siamo riusciti con il nostro intervento di portare degli alloggi che erano in classe F e G a portarli praticamente a classe A e B. 2 dei 18 alloggi sono in classe A e gli altri 16 sono in classe B. Questo è molto importante, perché vuol dire, per chi poi gli utilizzatori spenderanno circa un quarto di quello che si può immaginare di spendere adesso. Come siamo riusciti a fare questo? Allora, l'intervento ovviamente avviene per quanto riguarda la parte di isolamento passivo e la parte impiantistica. Sugli isolamenti siamo riusciti, iniettando all'interno dell'intercappedine praticamente fiocchi di cellulosa all'interno di quei 7-8 cm di intercappedine, che ha creato uno spessore di isolamento. Poi all'interno abbiamo fatto delle contropareti in cartongesso, previo un altro strato isolante, per cui alla fine, tra i 7 cm che abbiamo messo all'interno e gli 8 dell'intercappedine, abbiamo un isolamento di fatto su un edificio esistente di 15 cm. Naturalmente abbiamo dovuto intervenire nel tetto, e quindi abbiamo isolato ovviamente anche il tetto con dei pannelli da 12 cm di materiale isolante, e ovviamente l'intervento più grosso poi sono i serramenti. I serramenti che sono stati e saranno sostituiti tutti, per cui avremo serramenti con il vetro, termopan, eccetera, ma quello che è importante è il serramento a dettaglio termico. Questi 4 interventi, insieme a quelli che adesso vi rappresento relativi agli impianti, hanno consentito questo grosso risultato. Dal punto di vista impiantistico abbiamo cambiato, sostituiremo le caldaie con caldaie a condensazione, quindi molto efficienti. Abbiamo modificato tutti i circuiti mettendo dentro delle pompe a flusso variabile con inverter. Cosa vuol dire? Vuol dire che in ogni alloggio si può agire stanza per stanza attraverso una serie di valvole termostatiche e anche
dei termoregolatori, termostati di zona. Però ogni alloggio a questo punto può intervenire e sul locale piccolo, la camera o il salotto, quello che è, oppure sull'intero alloggio, e tutto questo viene poi misurato da un contacalorie. Abbiamo dotato l'edificio dei pannelli, di pannelli solari termici, che vuol dire che tutta l'acqua calda sanitaria viene prodotta da pannelli solari. Abbiamo predisposto successivamente, se si vorrà, per fare i pannelli fotovoltaici per la parte comune, e abbiamo introdotto una serie di regolazione dell'aria centralizzata mediante recupero con dei recuperatori energetici. Naturalmente è fondamentale che ogni alloggio possa essere sezionato ed essere gestito, per cui avremo l'impianto centralizzato, però tutti i consumi vengono misurati alloggio per alloggio, sia per quanto riguarda l'acqua calda, sia per quanto riguarda il riscaldamento, sia per quanto riguarda l'acqua fredda. È chiaro che così facendo l'alloggio ha una flessibilità enorme, perché ognuno ha le sue esigenze e dovrebbe essere molto utile ai futuri gestori. C'è la predisposizione futura, se si vorrà, di fare anche la climatizzazione estiva e invernale. Direi che dal punto di vista della parte dell'efficientamento energetico dovrebbe essere chiaro. Bene. Calmi. E adesso vediamo se questo è stato il recupero particolarmente intelligente di una struttura già esistente. Adesso vediamo dal punto di vista vero, no, dell'offerta, cosa andiamo a fare. Grazie. Sì, abbiamo parlato finora della parte più strutturale e dell'abitazione, adesso parliamo più degli abitanti. La andando quindi Fasano. Sì. Pardon, non mi sono autopresentata, ma e cercando di declinare meglio la seconda parte del titolo di questo progetto, che è non solo una casa. Cosa offriamo? Qual è il progetto che presentiamo alla cittadinanza di Pordenone? Presentiamo 18 appartamenti dotati di terrazza, garage e cantina, cercando di venire incontro a diverse esigenze abitative, non solo in termini territoriali, quindi presenza sulla città, ma anche di metratura. Vedete che ci sono sia dei mono che dei mini, e sono la parte prevalente, ma anche dei bicamere o tricamere, e cercando anche di incontrare le esigenze dei cittadini nella capacità di diventare proprietari non solo nell'immediato, ma anche nel corso del contratto di locazione al termine di 8 anni dello stesso immobile. Quindi la possibilità di sottoscrivere un contratto di affitto riscatto, come era stato menzionato prima. Un primo elemento, ovviamente si era colto dalle presentazioni precedenti, innovativo del progetto di housing sociale, è quello di avere questi appartamenti in una qualità dell'immobile elevata ad un canone calmierato. Il prezzo da cui partiamo, diciamo così, il canone più basso è quello di 270 euro per il mono, poi ovviamente a crescere in base alla metratura. I canoni e i prezzi convenzionati, in questo caso calmierati, hanno una calmierazione pari al 15% rispetto a quelli che sono i prezzi di mercato. Poi troverete anche sul sito tutte le declinazioni rispetto ai vari prezzi. Ma cosa offre? Solo una casa dotata di garage e cantina? No. Offre anche uno spazio destinato ai servizi a favore sia degli inquilini che del vicinato. Vi ricordo che Abita Pordenone si situa in Viale Grigoletti all'interno di un super condominio, e quindi lo spazio comune potrà essere aperto, lo spazio di socialità, non solo ai residenti dei 18 appartamenti, ma anche ai numerosi residenti delle altre palazzine e delle altre scale. Servizi che sono costruiti insieme alla comunità di residenti che andremo a formare e che verranno a loro dedicati e con loro gestiti, promossi dalla figura del gestore sociale che qui rappresento, ma che poi saranno consegnati alla comunità che si creerà. Alcuni esempi sono i gruppi di acquisto, soprattutto all'inizio, per la parte del mobilio dei traslochi, ma poi anche una banca del tempo per gestire insieme lo spazio
sia a livello proprio di immobile, sia a livello anche di tempo all'interno dell'arco della settimana piuttosto che giornaliero. E poi una serie di altri servizi che dovranno rispondere a quelle che sono le esigenze proprio di quei residenti, dal babysitting, qualora ci siano dei bambini, ad altre attività che andremo a definire. A chi è dedicato questo progetto? È dedicato ai cittadini di Pordenone, in particolar modo alle persone singole, e questo è dato anche dalla presenza numerosa di mini e di mono, ma è dedicato anche alle giovani coppie, sia per i mini sia per la presenza anche di bicamere, addirittura di un tricamere. Esiste un vincolo, che è quello economico, che è quello dato anche dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Pordenone, che fissa sia un tetto massimo che un tetto minimo. Questo perché? Per dare la possibilità a delle persone che non riescono a collocarsi sul libero mercato di accedere a questa tipologia di alloggio, ma che abbiano le risorse sufficienti e necessarie per riuscire poi a contribuire al progetto con il pagamento del canone o addirittura con l'acquisto della casa. La cosa più importante è che aderiscono queste persone, questi futuri inquilini, alla costruzione di un abitare collaborativo. Viene definita comunità sostenibile nella anche dalla Fondazione Osin Sociale, che ne aveva dato una definizione generale, la comunità che è in grado di mantenere vivi gli spazi e anche un rapporto di vicinato che sia positivo e non conflittuale. La gestione, credo che questa sia la parte più innovativa rispetto ad altre progettualità di abitare sociale già esistenti. Innanzitutto la presenza di una figura come quella di Casa FVG, che è del gestore socio-immobiliare, che accanto alle funzioni tipiche di un amministratore condominiale o di un gestore di immobili, e quindi quella manutentiva e amministrativa, affianca una progettualità sociale e socio-relazionale. L'accompagnamento all'abitare, dove l'accompagnamento è fare un percorso insieme alle persone che si rivolgeranno a noi per individuare l'alloggio a loro più adeguato, anche attraverso le formule a cui accennavo prima, proprio di individuazione della modalità dell'affitto piuttosto che dell'affitto riscatto o del prezzo di vendita. La nostra funzione sarà quella di cogliere quelli che sono i bisogni e le esigenze e di accompagnarli nell'individuazione della soluzione migliore. Ed infine, ritorno un po' sul tema della creazione della comunità con i residenti, perché la gestione condivisa degli spazi comuni può essere da un lato la costruzione di buone relazioni, dall'altro, e questo è stato dimostrato insomma nelle varie progettualità, anche un effetto economico sui bilanci delle famiglie. Quindi un modello sia positivo dal punto di vista relazionale che dal punto di vista economico. Come partecipare? Non è un bando classico, ma è una manifestazione di interesse. Bisogna andare sul nostro sito, che è www.osinsocialefvg.it. Poi nel materiale che è stato distribuito sono presenti insomma tutte le informazioni per accedere alla manifestazione di interesse. Abbiamo ad hoc aperto uno sportello, verrà aperto sabato prossimo presso la struttura di Viale Gregoletti, per essere proprio sul vicino al cantiere, diciamo così, vicino all'immobile che andremo ad abitare. E questa è anche un'altra parte innovativa del progetto: al termine della raccolta delle manifestazioni di interesse, con i candidati ammissibili faremo un percorso di conoscenza con degli incontri tematici e conoscitivi che si affiancheranno al questionario conoscitivo che le persone compileranno al lato della manifestazione di interesse, proprio per capire se chi si presenta al nostro sportello è una persona, una famiglia, un nucleo futuro che desidera costruire un modello dell'abitare diverso, quindi non solo necessita di una casa diversa, ma desidera anche avviare un progetto di abitare collaborativo. Vado concludendo dicendo che gli elementi, e questa è stata un po' anche la parte comunicativa, la campagna comunicativa che a nome anche della progettualità dell'Housing Sociale Friuli Venezia Giulia portiamo avanti, riassume i quattro caratteri principali di questa progettualità e degli altri in Friuli Venezia Giulia. Partendo da una riqualificazione di un immobile e anche da una rigenerazione urbana, perché il recupero all'interno di un supercondominio è anche questo, ad un'efficienza energetica, richiamavano prima la buona qualità dell'abitare e quindi dell'alloggio, questo a dei prezzi contenuti e con diverse modalità di accesso, diversi percorsi, aggiunti a degli spazi ricreativi per la comunità e degli servizi integrativi che non vengono lasciati, ma vengono accompagnati e supportati durante gran parte della vita dell'inquilino all'interno di questa abitazione.
Bene, grazie. Ci avviamo alla conclusione, sempre sperando che l'assessore arrivi, e passo la parola all'assessore del Comune di Pordenone, Martina Tofolo. Grazie. Ho guardato, sta salendo. Ecco, allora prima che entri l'assessore Santoro in rappresentanza della Regione, volevo sottolineare altri due aspetti che sono importanti per questa tipologia di intervento. Innanzitutto abbiamo capito che non si tratta solo di abitare, ma è un mix. Si pensa sempre che queste strutture debbano essere inserite all'interno e distribuite in modo equilibrato all'interno del tessuto urbano, ma che non possono essere solo residenzialità. Sono residenzialità, sono spazi complementari alla residenzialità, sono anche servizi che vengono dati, sia di natura sociale che di altra natura, tipo la commerciale, perché il tutto deve risultare equilibrato nelle parti. C'è un'altra piccola sfida, che non è piccola in tutto questo, che è quello di immaginare anche un diverso modo di intervenire sul patrimonio edilizio esistente che noi abbiamo. E questa è una sfida che viene lanciata al mondo dell'imprenditoria, che in questo caso ha trovato una delle possibili riconversioni di un percorsi tradizionali del settore dell'edilizia, proprio nella riqualificazione, nella ristrutturazione, ma facendo rete anche tra quelle che sono le imprese, formando consorzi. C'è qualcuno che si fa? No. E formando consorzi per lavorare sul territorio e lavorare migliorando quella parte di patrimonio architettonico che oggi è vuoto, che oggi è un problema per le città, ma che invece deve diventare una risorsa per il mondo lavorativo, per il mondo produttivo e per i residenti e per i cittadini della nostra città. Quindi alla fine quello che riusciamo a mettere insieme e che è la vera sfida è quello di trovare risposte su più piani. L'housing sociale deve servire al cittadino, deve servire alle nostre imprese, deve servire al nostro territorio per affiancare dei percorsi che alla fine siano in grado di dare risposte alle esigenze di tutte queste componenti che formano la nostra compagine sociale. È un primo progetto, stiamo lavorando per trovare altre realtà che abbiano queste caratteristiche nel nostro tessuto urbano, che abbiano sempre la caratteristica della riqualificazione, del rimettere quindi in discussione un patrimonio che ad oggi è immobilizzato, forse immobilizzato anche perché non abbiamo noi chiari come proprietari, come cittadini, quelli che possono essere le potenzialità, ma che se sollecitati a vederli in modo diverso possono diventare una risorsa veramente importante per il territorio. Ringrazio tutti e passo la parola all'assessore Santoro. È uguale, va bene. Buongiorno a tutti, intanto mi devo scusare per il ritardo perché sarebbe veramente piaciuto sentire la presentazione che in qualche modo credo possa rimarcare quello che già da un po' di tempo ci stiamo dicendo col fondo Finint Abitare FVG, perché è evidente che diventa l'interlocutore principale per quanto riguarda tutto il tema dell'housing sociale. Quasi sembra che ho fatto apposta che oggi appunto sulla stampa locale è emerso come la Regione sia fermamente contraria e come la Regione Friuli Venezia Giulia e anche tutte le altre regioni a queste norme così semplicistiche di alienazione del patrimonio di edilizia economica popolare, l'avremmo detto una volta, quasi che sia semplice appunto vendere il patrimonio edilizio pubblico per rimettere in moto l'economia da un lato e per dare risposta ai cittadini dall'altro. Il tema è molto più complesso e, come ha detto giustamente l'assessore Tofolo, è evidente che dobbiamo mettere in campo una pluralità di strumenti, una pluralità di azioni
tenendo ben presente quale sia il nostro contesto locale. Una cosa che ho sempre invitato a fare, infatti, è proprio l'analisi economica finanziaria di quali siano le convenienze, di quali siano gli equilibri in una regione come la nostra, dove fortunatamente i prezzi degli affitti non sono ancora a quel livello di drammaticità che vede regioni, ad esempio, come il Veneto e anche in piccoli centri raggiungere delle quotazioni molto molto elevate. Quindi è doppiamente una sfida in questa regione l'housing sociale, perché deve proprio trovare un grande equilibrio tra assetto economico finanziario, realizzabilità dell'opera e poi appunto questo valore aggiunto dei centri di quartiere come accompagnamento alle famiglie, come accompagnamento ai nuovi residenti. La Regione Friuli Venezia Giulia, voi sapete, si sta attrezzando per fare una nuova legge sulla casa. Qui c'è anche il consigliere Boen, che è presidente della quarta commissione, col quale stiamo lavorando, proprio cercando di capire come cambiano e come devono cambiare i diversi strumenti di sostegno per l'abitazione. Da un lato noi abbiamo il sostegno all'acquisto e quindi il fatto che una ricognizione per quanto riguarda il sostegno all'acquisto abbia portato ad un abbassamento del 50% delle domande. Questo perché? La ragione che ci siamo collettivamente dati, perché la norma che ha inserito l'obbligatorietà di una contrazione di un mutuo per il 50% del valore dell'immobile, capite bene che chiude il mercato a una gran parte di cittadini che oggi il mutuo non lo possono fare. L'altra questione è appunto il sostegno all'affitto, sempre più spesso anche con le associazioni che si occupano del tema casa, Vicini di Casa, la Caritas, eccetera, appare sempre di più come un sostegno al reddito più che una misura per la casa, sia per le modalità, e qui faccio una autocritica della Regione, noi diamo il contributo all'affitto l'anno dopo in cui la persona l'ha chiesto, in una misura certamente non determinante. Ecco che allora anche questo contributo all'affitto in realtà è un contributo al reddito e quindi va davvero interpretato come è possibile invece finalizzare davvero un contributo sulla casa e non che generalmente vada certamente a beneficio di chi ha le caratteristiche, ma forse non è nella casa che ha la propria maggiore criticità. Abbiamo fatto recentemente due azioni che ritengo importanti. Da un lato abbiamo esteso anche a chi ha il finanziamento regionale per l'acquisto della prima casa la possibilità di sospendere il mutuo in caso di necessità. Questo non era possibile perché solo i mutui che non erano compartecipati dalla Regione. Oppure ancora, e qui il tema appunto del riuso è un tema molto importante, una contribuzione di 3 milioni di euro che sono davvero una goccia nel mare, però che ci permette intanto quest'anno di testare il meccanismo proprio per il riutilizzo di edifici abbandonati. L'obiettivo sarà quello di agevolare chi lo mette in affitto in questa graduatoria, ovvero chi lo fa come prima casa. In più ci sono una serie di iniziative, come ad esempio il Comune di Trieste, che sta cercando di fare degli esperimenti di autocostruzione, automanutenzione, ovvero questo patrimonio pubblico come possa essere rimesso in circolo. Vi do solo un numero, pensate che solo nell'Atter di Gorizia ci sono 450 appartamenti vuoti. Equivalgono al 9% del patrimonio di quell'ATER e si confronta con un 3% che comunque appartiene a tutte le situazioni. Un tema quindi di inadeguatezza del patrimonio anche pubblico per quanto riguarda l'impiantistica, per quanto riguarda l'efficientamento energetico, per quanto riguarda la sismicità. Ed è evidente che qua dobbiamo porre in campo dei nuovi
dei nuovi strumenti di sostituzione del patrimonio edilizio, proprio perché delle volte abbiamo dei, scusate il termine, catorci, che, per i quali metter mano è assolutamente impossibile. Quindi anche l'idea dell'autorecupero come un'idea del... è un edificio che ha bisogno di piccoli lavori di manutenzione, di non una manutenzione spinta. Bene, troviamo il modo, voi sapete che col tema dei lavori pubblici questo non è, anche se è molto ragionevole evidentemente, non è banale, di abbattere sul costo dell'affitto i lavori che uno fa nella casa assegnata. In questo modo si potrebbe davvero mettere in moto tutto questo. Come vi dicevo, un insieme di misure, un insieme di strumenti nei quali l'housing sociale assume un ruolo determinante proprio per tutto quello che ci sta dietro, per il catalogo di esperienze, il catalogo di anche solidità economica, di esperimenti e di come dire, realizzazioni che anche nella nostra regione si stanno facendo. Certamente appunto noi guardiamo con una particolare attenzione proprio perché è evidente che il successo di questi nuovi strumenti fa aprire nuove strade proprio anche all'azione dell'amministrazione regionale, che intende davvero mettere con questa legge, nuova legge sulla casa, mettere al centro la casa come welfare. Infatti il primo passo che è stato fatto è proprio quello di costituire un gruppo che è un nome molto complicato, che è Conferenza Regionale per le Politiche Abitative, in cui non fanno solo parte gli addetti ai lavori, ma anche i sindaci che rappresentano gli ambiti socioassistenziali. Questo perché è evidente che il tema della casa deve essere visto come uno dei diritti del welfare che, ai quali accedere secondo le proprie possibilità e secondo la propria fotografia della propria famiglia. E in questo senso anche qui un altro intervento normativo, come vedete sono ancora piccoli perché non sono ancora la riforma, è stato quello di inserire anche, scusate, a livello, quando si fanno le cose troppo in fretta, eccoci qua, di inserire anche a livello delle ATER il criterio dell'ISEE e non dell'IRPEF. Questo per dare un'omogeneizzazione al trattamento del singolo, della famiglia in termini di welfare. Ecco, tutte questioni che attengono proprio a questa idea della casa come centro, che ha appunto differenti sfaccettature. Da un lato una sfaccettatura di welfare, ma dall'altro, come abbiamo sentito prima, un grande obiettivo di riqualificazione delle nostre città, un grande obiettivo di riconfigurazione di alcuni quartieri che oggi si presentano in modo non più adeguato, e quindi una grande molla per coprire, diciamo così, per dare senso a quella parola che molto spesso vogliono dire molte cose, che no al consumo di suolo, sostenibilità ambientale, eccetera. Ecco, credo che l'housing e l'housing sociale in particolare siano uno strumento importante per raggiungere questi obiettivi. E quindi un plauso evidente al Comune di Pordenone, che in questo senso si pone come comune pilota per un'esperienza che, insomma, noi ci siamo, bocca al lupo, perché è molto impegnativa. Grazie. Grazie Assessore per l'in bocca al lupo. Il mio capo diceva non ne abbiamo bisogno, siamo sicuri delle cose. No, non lo diceva il mio capo, non lo dico io. E domande? Siamo arrivati alla fine, quindi penso che qualche curiosità possa esserci. La manifestazione di interesse verrà pubblicata domani e terminerà la segnazione entro fine anno. A gennaio avremo i primi ingressi. Thank you.
Il requisito vincolante, cioè l'ammissibilità, è il vincolo di reddito, oltre ad alcuni criteri rispetto alla residenza sul territorio della regione, cioè i tipici della struttura convenzionata. Gli altri sono semplicemente dei criteri di cammino, cioè di scelta del percorso. Quindi saranno gli incontri conoscitivi a definire quelli che sono gli inquilini non solo potenziali ma reali. Sì, siamo stati così chiari. Vi rimandiamo a qualche prossima puntata, perché qualche prossima puntata ci sarà, ben prima di gennaio o a gennaio, insomma, decideremo di fare la festa di inaugurazione. Quindi siete già, per certi versi, già invitati tutti. Grazie per la vostra partecipazione oggi. Grazie ancora.